Oltre alla comunicazione di avvio del procedimento, un altro istituto molto importante introdotto dalla legge 241 del 90 sul procedimento amministrativo è la comunicazione dei motivi ostativi. In questa comunicazione, introdotta all'articolo 10 bis a fine di favorire la partecipazione al procedimento, si consente appunto a colui che ha presentato ad esempio l'istanza di parte di presentare delle osservazioni prima che il procedimento si concluda con un provvedimento negativo per il destinatario, appunto. E quindi in questo caso il responsabile del procedimento o in generale l'autorità competente al provvedimento finale comunica in modo tempestivo i motivi che hanno ostacolato la conclusione positiva del provvedimento. Quindi l'interessato in generale, una volta che diciamo, riceve questa comunicazione dei motivi ostativi, questo preavviso di rigetto, ha il diritto di presentare memorie scritte e documenti in sua difesa e tali memorie possono, cioè devono essere tenute in considerazione nell'emanazione del provvedimento finale, che potrà quindi anche, diciamo, essere diverso e essere positivo a seguito della valutazione di questa documentazione integrativa. Vi è però un termine per la presentazione delle osservazioni e dei documenti. In particolare, colui che riceve la comunicazione dei motivi ostativi ha 10 giorni di tempo per presentare tali osservazioni. E per consentire che tali osservazioni vengano analizzate e prese in considerazione, la legge ha stabilito una sospensione del termine di conclusione del procedimento. In particolare, a partire dalla data in cui la comunicazione dei motivi ostativi viene ricevuta, il termine del procedimento, ad esempio quindi 30 giorni, si sospende per 10 giorni. E successivamente, qualora vengano ricevute delle richieste, cioè delle documentazioni integrative, quindi sempre all'interno di questi 10 giorni di tempo che vengono concessi, nel momento in cui vengono ricevute, si hanno ulteriori 10 giorni di tempo a partire dal giorno in cui vengono ricevute, in cui vi è una sospensione del termine. E successivamente, qualora anche a seguito del ricevimento della documentazione si abbiano praticamente delle valutazioni di questa documentazione negativa, vi sarà comunque un provvedimento finale negativo. Tale provvedimento finale negativo deve contenere tutte quelle ragioni che hanno portato appunto al mancato accoglimento delle osservazioni e della documentazione presentate. E vi sono poi delle esclusioni per quanto riguarda la motivazione, quindi alcune motivazioni negative non sono ritenute valide. In particolare, non è possibile, diciamo, utilizzare come motivazione per un provvedimento negativo i ritardi o in generale gli inadempimenti delle pubbliche amministrazioni. E inoltre, qualora il provvedimento fosse annullato in giudizio, quindi ad esempio dal giudice amministrativo, la pubblica amministrazione che riemana un provvedimento negativo non può utilizzare ovviamente gli stessi motivi che hanno, diciamo, portato al precedente provvedimento che è stato annullato.
Vi sono poi una serie di procedimenti in cui la comunicazione di motivi ostativi non si applica. In particolare, tale comunicazione non si applica nel caso dei concorsi pubblici e nel caso dei procedimenti che riguardano la previdenza e i procedimenti assistenziali a seguito della presentazione delle istanze. Quali sono gli scopi della motivazione, dei motivi, di questa comunicazione dei motivi ostativi? In particolare, sì, lo scopo è quello di ridurre il contenzioso, favorendo appunto una dialettica tra la pubblica amministrazione e l'interessato. E quindi tale dialettica realizza uno strumento di partecipazione. Inoltre si favorisce la trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione quando vengono resi noti i motivi che, diciamo, impediscono la conclusione positiva del procedimento, e inoltre si realizza il cosiddetto giusto procedimento, ovvero la giustizia dell'interessato e viene fatta valere prima che appunto vi sia un'impugnazione del provvedimento finale, perché appunto viene concesso all'interessato di presentare queste documentazioni integrative che una volta valutate appunto consentono di ad esempio ottenere nei casi positivi una valutazione, un provvedimento finale positivo, senza ricorrere quindi alla giustizia, ai ricorsi al giudice, a un processo amministrativo, ad esempio. E qui un esempio di preavviso di rigetto. All'inizio vi è, come sempre, l'intestazione dell'ente di appartenenza, quindi ad esempio il comune, la provincia, con l'indicazione degli uffici interessati. E il titolo è Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, che in generale potrà essere ad esempio un'istanza di accesso oppure una pratica edilizia protocollata con un certo numero appartenente a un certo giorno, e la comunicazione appunto farà riferimento all'articolo 10 bis della 241 del 90, nella quale appunto è stato introdotto. E viene rivolta al signore o alla signora che hanno presentato tale, diciamo, che ricevono, appunto, sono destinatari di questa comunicazione. Si farà riferimento ovviamente all'articolo 10 bis, e quindi in relazione all'istanza che è stata presentata, in una data e opportunamente protocollata, devono essere quindi comunicati i motivi ostativi all'accoglimento della stessa, e quindi sono elencati in funzione appunto di quelli che si possono essere verificati. Dopo viene indicato che l'interessato, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, ha quindi diritto di presentare in modalità scritta le proprie osservazioni con corredate dalla relativa documentazione presso appunto l'amministrazione competente, e verrà quindi indicato l'ufficio, ad esempio, presso cui è possibile presentare tali osservazioni. Inoltre, tale comunicazione va a sospendere i termini di conclusione del procedimento, che potranno riprendere 10 giorni dopo la presentazione delle osservazioni. Quindi, nel giorno in cui vengono diciamo, presentate le osservazioni, si hanno ulteriori 10 giorni di sospensione e successivamente cominciano di nuovo a decorrere i termini di conclusione previsti dalla 241 del 90, quindi ad esempio il termine di 30 giorni è maggiorato ovviamente di questi ulteriori 10 giorni. Qualora invece manchino del tutto le osservazioni, i termini ricominciano a partire da 10 giorni dopo, diciamo, la avvenuta comunicazione del preavviso di rigetto. Quindi comunque vengono sospesi per almeno 10 giorni. Qualora vi sia un mancato accoglimento delle osservazioni, vi sarà data opportuna motivazione
all'interno del provvedimento finale. Quindi infine viene indicata la struttura competente, il responsabile del procedimento e il luogo e la firma del responsabile del procedimento.